Siamo in chiusura del congresso SIO, il 103esimo a Roma. Il professor Roberto Filippo, presidente uscente della Società Italiana di Otorrinolaringoiatria. Come è andato questo congresso, presidente? Io credo che il congresso è andato bene perché si è adeguato alle necessità della classe medica specialistica. E antecedentemente i congressi erano molto orientati in senso, venivano scelti degli argomenti e quasi imposti, perché era una visione di alcuni specialisti importanti che spendevano le loro capacità, ma non sempre questi interessi coincidono col lavoro di molti medici nel territorio e in altre situazioni ospedaliere che hanno degli interessi anche a conoscere, approfondire delle patologie che oggi sono emergenti. Quindi ci sono molti aspetti, per esempio molto interessante è la parte sul riflusso gastroesofageo che incide in una vasta fascia di popolazione, con tutti gli effetti faringo-laringei, dolore, tosse, disfonia, russamento certe volte. Quindi, e poi ci sono, è giusto continuare a trattare quei temi più tradizionali che sono sempre stati il fulcro della specialità, quali la patologia oncologica, la patologia uditiva che oggi con l'allungamento della vita amplia le indicazioni, la vertigine, riportare in ambito anche specialistico diffuso dei congressi otorrinolaringoiatrici della SIO anche tutto quello che è la patologia vertiginosa. I nostri colleghi sono impegnati negli ambulatori del territorio proprio a trattare questi pazienti. Noi sappiamo che circa il 30% dei cittadini hanno avuto un'esperienza nella loro vita di vertigine significativa, cioè importante. Quindi io credo che il congresso, basato molto sulle presentazioni di corsi, quindi dando un'informazione il più completa possibile col tempo, sia stato molto utile ai colleghi che vengono da tutta Italia. Ecco, l'ha dimostrato anche una partecipazione particolarmente elevata quest'anno, oltre mille partecipanti. Diciamo oltre 1200 partecipanti di classe medica specialistica e poi le altre professioni che intervengono sempre, tipo gli audioprotesisti, gli audiometristi che intervengono sempre nelle nostre. Certo, ecco, lei ha, appunto dal punto di vista professionale ha un'esperienza particolarmente elevata e di livello e lunga anche nell'ambito. Come ha visto cambiare la vostra professione? Quali sono secondo lei gli orientamenti prossimi che ci si dovrà aspettare? Lei mi chiede questo nel campo della sordità di cui io mi sono dedicato. Allora, certo oggi c'è una maggiore consapevolezza da parte del paziente, vuoi che applichi una protesi acustica o vuoi che scelga altri sussidi tipo una protesi impiantabile, un impianto o venga sottoposto a attività chirurgica autologica. Oggi il paziente è molto più, conosce a fondo le problematiche ed oltre specialmente nel tema delle protesi acustiche ha molta attenzione a spese che la crisi economica ha in qualche modo limitato. Io parlavo con molti audioprotesisti, il problema esiste. Perché? Perché una famiglia che mantiene i figli spesso, perché questa è la realtà oggi dei giovani, non ha le possibilità di aiutare la persona più anziana a avere un sussidio. D'altra parte però bisogna anche dare un'informazione giusta. Oggi la gente si informa su internet, sa che i sussidi protesici non sono soltanto quelli della tradizionale protesi acustica, ma anche interventi di implantologia quando la discriminazione della parola nel rumore non è adeguata. Il problema è questo: se c'è un residuo uditivo molto scarso, non ci sarà mai un miglioramento. Essendo la protesi un amplificatore, non ci sarà mai un miglioramento delle capacità di percezione del sistema uditivo periferico
o centrale se un soggetto anche andato avanti con gli anni. Quindi oggi la massima attenzione deve essere fatta nella scelta per ogni singolo paziente affetto da sordità del sussidio più adatto, discutendo col paziente, coi familiari, specialmente se il paziente è anziano. Attenzione che una serie di elementi, le ridotte possibilità economiche delle famiglie, l'allungamento della vita, ha portato a quadri nuovi che si intersecano anche con quadri psicologici difficili per un paziente che ha una sordità talvolta medio grave ed è anziano. E la difficoltà di comunicare porta a isolamento. L'isolamento può portare a un decadimento cognitivo. Allora il messaggio deve essere: attenzione, esistono questi problemi, c'è una popolazione che viene stata per lungo periodo così accantonata, che sono quelle delle persone anziane con deficit medio grave. Noi dobbiamo essere attenti e essere pronti a risolvere per ogni singolo paziente un percorso terapeutico adatto. Ecco, in questo discorso in particolare forse manca ancora un po', questo almeno è un'opinione da osservatore esterno, manca ancora un po' un collegamento tra varie figure professionali, nel senso che c'è comunque il medico curante di base che dovrebbe probabilmente essere più sensibilizzato, gli otorini sono tutti pronti a dare un consiglio di quel tipo che diceva, cioè sulla personalizzazione del trattamento. Questo forse è ancora del lavoro da fare dal punto di vista proprio della politica professionale, diciamo, delle varie figure. Guardi, ha pienamente ragione. Quello che è successo nel campo infantile, in cui i pediatri e i neonatologi si sono immediatamente sensibilizzati e sono la parte attiva nel processo di identificazione della sordità, e poi gli audiologi e gli otorinolaringoiatri intervengono nella diagnosi e ovviamente nella terapia. Per quello che riguarda gli adulti ancora c'è molta confusione, e ovviamente avevo detto prima l'anziano, c'è confusione perché non si è al corrente pienamente delle tecnologie oggi, si contrabbanda certe volte un sussidio nuovo come risolutore assolutamente delle mancanze di performance percettive nella vita di tutti i giorni. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie a lei, grazie.